puntata. Ringraziamo ancora Quentin Tarantino per essere intervenuto l'altra volta. Abbiamo parlato del suo libro Cinema Speculation. Ed eccoci qui oggi con il nuovo, lo vedete già qui sopra di me, sopra il mio testone. Lui è Oliver Alex Axfabro, l'autore di una serie di romanzi ed esce proprio oggi, mentre stiamo registrando, cioè il 6 di settembre alle 18.40, Blue Chatouche, che è una cosa che ciao, tratta di ciao Dino, capelli. Grazie, ciao, invitato. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori di questo podcast / video su YouTube. E allora vediamo al tuo libro Blue Chatouche. Vuoi darci così intanto una panoramica, un breve, senza magari spoilerare niente, ma dacci così una sorta di quarta di copertina virtuale di quello che è. Beh, quello che posso dirti è che Blue Chatouche è bello. Blue Chatouche è il secondo romanzo di un ciclo permanente che ho scritto per un parrucchiere, e quindi effettivamente parla anche di capelli. Parrucchiere, ciclo permanente, ok. Abbiamo capito già. Sono giochi di parole, quindi effettivamente in Blue Chatouche avrai un sacco di giochi di parole, anche nel primo libro, che è Ricci di Belli. Ma in realtà sono legati, ma li si possono leggere anche separatamente. Dici un po', qual è stata l'ispirazione per questo romanzo? Guarda, questo romanzo nasce dalla collaborazione mia e di Cristiano Iacomin, che è effettivamente un parrucchiere. È lui che quattro anni fa mi parlò di questo suo progetto. Lui voleva scrivere un libro, voleva parlare del suo mestiere, e così è nato Ricci di Belli. E poi un giorno semplicemente è venuto: scriviamo anche il secondo. Vabbè, d'accordo, scriviamo anche il secondo. Ecco, questo secondo libro si svolge appunto su una nave che si chiama Blue Chatouche. Ecco, c'è un significato anche in qualche modo simbolico? Sì, la nave è una metafora. Io volevo riuscire in qualche modo a mettere tutto il mondo all'interno di un piccolo spazio, e quindi di ricreare un po' quelle dinamiche che caratterizzano le società che viviamo. Il romanzo parla sia di alcuni personaggi che sono sulla nave e personaggi che invece sono a terra, che sono nella città, questa città immaginifica Baia Monte, però non ha né baie né monti, quindi ecco, le storie di questi personaggi in qualche modo sono slegate, ma sono un po', come dire, riflettenti, un po' si rispecchiano con personaggi bizzarri e buffi. Mi viene in mente appunto il capitano Cooper, piuttosto che Addolorata invece, che è una signora, la cliente del tuo parrucchiere Chris. Sì, l'idea era quella di iniziare questo romanzo con due storie che poi in qualche maniera vanno ovviamente a intersecarsi, quindi una storia di mare, una storia di terra, ma poi la terra finisce nel mare in qualche modo, insieme a tutti questi guazzabuglio di personaggi che hai descritto, come appunto il capitano della nave, l'ex capitano della nave Cooper, folle completo, e Addolorata. Addolorata è forse il personaggio principale in realtà di questo ciclo, perché lei è la voce della verità, non si limita, non ha filtri, e quindi sì, è un personaggio assolutamente il principale, diciamo, avevo tanto da dire tramite lei. Questo libro, appunto, questo romanzo, questa storia, come vogliamo chiamarlo, insomma, ha uno stile umoristico, però tu sei riuscito a bilanciare un tono comico con momenti però anche di introspezione. Da comico lo sai che la comicità serve a mascherare in realtà qualcosa di estremamente vero, di trovare una prospettiva diversa, quindi il bilanciamento di per sé non è difficile, come tipo di linguaggio mi viene spontaneo, perché quando uno è scemo scrive così. Ecco, questi personaggi, diciamo i personaggi principali, quindi Primo, Chris, Anin, Cooper, sono ispirati da persone reali? Sicuramente Chris, il protagonista, è ispirato principalmente nel primo romanzo, in Ricci di Belli, a Chris, a Iacomin, appunto. È un personaggio, una persona da cui ho tratto ispirazione. Addolorata nasce da sola. È venuta spontaneamente, ha cominciato a sparare battute a raffica, io non posso fermarla. Diciamo che qualcuno legge il tuo libro, cosa vorresti che imparasse? Quale lezione vorrebbe trarre, se c'è?
Questa è una domanda complicata perché per quanto tu provi a scrivere qualcosa, non riuscirai mai a trasmettere al 100% quello che tu vuoi dire. Quello che arriva alle persone in una certa maniera, lui le assorbirà nella sua maniera e ne tirerà fuori le sue conclusioni. Quindi, certo, io vorrei. Le persone leggendo Blu Chatusso, Ricci Ribelli, entrambi hanno una connotazione, una linea, un filo narrativo sociale. L'idea è quella di migliorare un pochino la visione che abbiamo del mondo, però è una speranza mera, secondo me, perché ognuno poi prenderà questo romanzo, ci farà un po' quel cavolo che gli pare. Come hai deciso quali elementi della storia lasciare ambigui, aperti all'interpretazione? Per esempio, non so, a me viene in mente che, ecco, la città di cui parli è una città appunto che non esiste in realtà, però tu la descrivi. Allo stesso modo, la nave non è una vera nave da crociera, nemmeno descritto esattamente qual è l'itinerario. Però effettivamente mi viene da pensare, questi forse sono dettagli che non interessano più di tanto al lettore. Allora ti direi che di base ti conviene scrivere. Scrivi tutto quello che ti passa per la testa e poi c'è un secondo processo, terzo, quarto e quinto processo in cui andrai a tagliare, a cercare di capire qual è l'anima, qual è la cosa che voglio dire, ok? Quindi tutto quello che sto dicendo in più serve? Non serve? C'è qualcosa che manca? Di solito è più difficile trovare qualcosa che manca. Almeno dal mio punto di vista. Quindi lasciare anche al lettore la possibilità di interpretare, di immaginare alcune cose fa bene. Questo romanzo è un romanzo che tratta di storie d'amore? È un romanzo che tratta di, non so, personaggi che attraversano fasi a volte più o meno complicate della vita? C'è un tema, diciamo, prevalente? Guarda, credo che hai toccato una cosa interessante, è che effettivamente in entrambi i romanzi poi in qualche maniera le cose vanno a risolversi proprio con l'amore. E secondo me è l'unica cosa che potrebbe aiutarci a salvarsi dalle situazioni che stiamo vivendo oggi, no? L'ironia serve ad alleggerire. Solo le cose serie ho un mix tra le due, quindi è un percorso che uno sceglie di fare. Se te leggi un thriller, quello è, boom, Cioè, dritto dentro i personaggi, le loro emozioni, le loro storie, quello che succede. il libro non ha uno stile solo, secondo me si può leggere sotto vari livelli e appunto è un po' interpretabile. Questo è il Scusa per secondo. il cane, guarda, visto No, oh, che tranquillo. rompo le balle, ma non cambierò posto perché è troppo casino qui. Guarda. Ci sei ancora? Ah, ma da dove sei? Da dove ti sei collegato adesso? Ah, hai Cari visto? È amici, bellissimo qua, si sta un caldo aspetta, aspetta che pazzesco. facciamo l'intro. Cari amici, eccoci qui. Adesso abbiamo ripristinato il collegamento. Allora, caro Alex, vedo che ti sei trasferito per fare ricerche sul tuo prossimo libro. Questo è il secondo libro di questo ciclo permanente. Quindi è già pronto un terzo, magari un quarto, un quinto. Hai già un'idea di come voler un po' sviluppare la storia? Vabbè, al momento abbiamo programmato ancora un romanzo che si chiamerà molto probabilmente Giallo Ossigenato. Di cosa parlerà questo romanzo? Di quello è scritto in Blu Chatusch. In Blu Chatusch c'è già il soggetto per il prossimo romanzo, quindi Oh, bisogna bene. arrivare alla fine del libro. Tra l'altro c'è un capitolo segreto all'interno del libro, lo spoileriamo così. Mi piaceva l'idea di fare quello che fanno un po' la Marvel, no? Gli metti la scenetta alla fine dopo i titoli di La coda. scena post-credit, ok. Molto bene, molto bene. Allora, io penso di averti chiesto, diciamo, tutto quello che volevo. Vi ricordiamo quindi Blu Chatusch, cercatelo su Amazon. Grazie a tutti per essere stati con noi e vi rimando alla prossima puntata della Bussola del Libro, in cui parleremo del più grande bestseller di tutti i tempi dopo Harry Potter. Parleremo della Bibbia col suo autore, Dio, che sarà in persona con noi nei nostri studi. Ciao Alla prossima! a tutti.